Un pareggio da prendere come una gara anche a due facce, potremmo dire. Sì, sicuramente un primo tempo non bello, dove abbiamo sofferto il Crotone, dove non siamo stati fluidi nella manovra, dove non abbiamo accorciato bene, abbiamo pressato sempre in ritardo e abbiamo sofferto un po', nonostante poi abbiamo avuto un paio di occasioni, quella con Desi, clamoroso tu per tu col portiere, e l'altra l'incursione di Lagumina, che se avessimo sfruttato bene probabilmente avremmo fatto gol. Però credo che ai punti, insomma, il primo tempo il Crotone abbia meritato. Nella ripresa noi abbiamo fatto molto meglio, abbiamo sicuramente concesso dei cross, ma la loro conformazione proprio di squadra con i quinti che danno ampiezza, lo sapevamo, potevano metterci in difficoltà, però abbiamo avuto due palle gol, credo clamorose, quella di Morea col salvataggio di Gigliotti scivolata e alla fine la palla di Lagumina, che è stata, insomma, tu per tu col portiere. Poi a volte, insomma, le cose vanno bene, a volte vanno male, però nel suo tempo abbiamo tenuto palla, siamo usciti tante volte palleggiando, abbiamo concesso meno anche il palleggio avversario, abbiamo aggredito meglio, anzi in un paio di riconquiste siamo andati vicini al gol. Quindi il secondo tempo sicuramente in crescita, non siamo ancora ovviamente quello che vorrei, però come è successo magari in altre occasioni bisogna saper costruire, costruirsi quando passi anche da cose sbagliate, e credo che soprattutto sul primo tempo di oggi abbiamo tanto su cui lavorare. Il risultato credo che sia alla fine giusto, è un risultato positivo su un campo difficilissimo contro una squadra forte, e quindi, insomma, ce lo portiamo a casa e pensiamo già alla prossima partita col Cittadella, che sarà una gara difficile come questa e come tutte le altre che ci aspetteranno. Un Empoli che deve lavorare, deve crescere, ma comunque ha vinto in casa, ha preso due punti su due campi non certo facili. Questo è tutto un qualcosa di positivo che la squadra si porta dietro in vista del futuro, perché se adesso le cose non riescono, arrivano comunque punti, il bello potremmo dire è da avvenire. Ma è un aspetto positivo, di sicuro l'aspetto che dobbiamo tenere in mente è il fatto che noi abbiamo veramente tantissimi margini di miglioramento, perché tante cose che proviamo in allenamento ancora non ci vengono al 20-30%, quindi questo ci dà sicuramente la possibilità di essere ottimisti e di pensare che magari in altri momenti quelle tre occasioni di gol avremmo tramutato in gol, il possesso palla possa migliorare, la fluidità della manovra, la condizione fisica, quindi insomma sono tutti spunti che ci devono rendere sereni, sapendo che in questo momento ovviamente tutte le condizioni, quindi tecnico, tattica, fisica, dobbiamo crescere e migliorare e dobbiamo portarle al massimo. Ci attende una settimana con tre gare ravvicinate, il fatto che oggi chi è entrato ha dato veramente tanto, questo ti rasserena ancora di più, e chi non è entrato lo farà altrettanto quando sarà chiamato in causa? Sì, assolutamente, noi abbiamo tanti ragazzi bravi e giovani, oggi sono entrati Frattesi, è entrato Balkovec, è entrato Mancuso, ma abbiamo fuori Bairami, abbiamo fuori Ricci, oggi c'era fuori Nicolao, insomma tanti ragazzi bravi che sicuramente avranno tanto spazio e che sicuramente ci daranno una grande mano. Adesso arriva un po' un tour de force, che avremo l'infrasettimanale, e quindi giochiamo, insomma, in 14 giorni 4 partite, e questo credo che, insomma, sia un momento per noi importante, attingere le energie da parte di tutta la rosa. L'ultimo, ma forse il più grande pensiero, va a quei 39 tifosi che sono arrivati fino a qui. Sì, li ringraziamo veramente. Io ho detto che Empoli è veramente passione, perché vengono a vedere gli allenamenti, vengono a vedere le nostre amichevoli con il caldo. Oggi sono venuti fino a qui a Crotone. Capisco che è una trasferta difficilissima, lunghissima, dispendiosa, e l'hanno fatto con grande passione, incitando la squadra per tutti i 95 minuti. Quindi li ringraziamo, speriamo di potergli regalare tante soddisfazioni che meritano.